Vangelo di Marco, capitolo 16, e dal primo versetto. Parla al mio cuore, Signore. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levar del sole. E dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi videro che la pietra era stata arrotolata ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. Egli è resuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano messo. Mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi pure. Queste donne sono animate da un sentimento, potremmo dire, di compassione, di tenero affetto verso Gesù, verso il loro Signore, di quei sentimenti così freschi, così profondi, così affettuosi, che si sprigionano proprio quando si è amato intensamente qualcuno. E adesso sono lì che si preoccupano di poter accedere al sepolcro dove Gesù appunto è stato riposto, e si preoccupano di vedere come possono adempiere questo loro pio proposito. Sentono di onorare Gesù, ma sentono di onorare un Gesù che pur nei loro buoni sentimenti, con una speranza che si è affievolita, per loro è un Gesù morto, è un Gesù che vanno a ungere, ma un Gesù che per loro ormai ha concluso definitivamente il suo cammino. Ecco che quindi il Signore gli fa trovare questa pietra del sepolcro già rotolata, e tutto quello che avevano in mente, quello che pensavano di fare, improvvisamente non si può più attuare, pur dei buoni propositi, ma non possono attuare quello che hanno in cuore. A volte succede anche nella nostra vita: il Signore ci rotola la pietra, ci apre la porta, ci spiana la strada, ma questo non significa per forza che sia dovuto al fatto che noi possiamo adempiere subito quello che abbiamo in mente, possiamo attuare quello che abbiamo in cuore. Il Signore ci apre la porta per poter realizzare quello che Lui ha fatto per noi e per poter realizzare anche quello che Lui ha in serbo per noi, quello che Lui medita per la nostra vita. Mi ha colpito proprio l'impegno di queste donne insieme, che vanno lì con tanto coraggio, forse adesso con non troppa speranza, si alzano presto la mattina, ma non potranno attuare quello che avevano in cuore, semplicemente perché vanno a onorare un Gesù morto. Invece Gesù è risorto e vuole vivificare la loro fede. Così anche nella vita di tanti. Hanno dei buoni sentimenti verso il Signore, pii, religiosi, onesti. E c'è anche un impegno tante volte dietro, coinvolgono altri, fanno dei passi importanti anche di coraggio, ma la loro speranza non va al di là di una figura abbastanza sbiadita che non si sa più di tanto quanto possa operare nella loro vita. Il Signore gli fa trovare la porta aperta, il Signore cioè gli apre veramente la porta della grazia. Non possono più offrire il loro profumo, la loro devozione al Signore, ma possono sperimentare subito attraverso questo messaggio angelico che Gesù è risorto, ed è risorto proprio andando incontro alla loro fede, alla loro speranza. Risorgendo il Signore le ha riconciliate con Dio, come ha riconciliato ognuno di noi. Egli è stato dato per le nostre offese e risorto per la nostra giustificazione. Quindi Cristo risorto ci dà subito la certezza
di poter essere a posto, di poter ormai essere non più sotto l'ira di Dio, sotto la condanna del Signore, ma essere davvero in una posizione in cui possiamo, dobbiamo aspettarci la benedizione di Dio nella nostra vita. Non possono offrire il loro profumo, ma devono scoprire, devono valutare che Gesù ha offerto un sacrificio per loro e per la loro vita eterna. Ci sono dei momenti in cui il Signore dice: aspetta, non mi offrire questa offerta, non mi offrire questo sacrificio. Prima hai bisogno di capire, hai bisogno di sperimentare a fondo quello che io ho offerto per te. Altrimenti la tua fede non potrà mai essere vivificata, la tua speranza non avrà mai abbastanza luce. Vedete quanto il Signore con questo messaggio le incoraggia e gli fa capire che adesso sono accettate davanti a Dio per il sacrificio di Cristo, sono a riparo dalla condanna del Signore e nel sacrificio di Cristo il Signore è andato incontro a ogni loro mancanza, a tutto quello che non possono fare, a tutto quello che tu e io non siamo capaci di dire al Signore, di fare per il Signore. A volte questo appesantisce la nostra vita, magari dopo che ci siamo sforzati, dopo che abbiamo fatto dei passi, dopo che ci siamo alzati pure presto la mattina per pregare o per fare qualche cosa, scopriamo che non è abbastanza e rischiamo di deprimerci. Ma poi il Signore ci manda il suo messaggio e ci fa comprendere che la cosa più importante l'ha fatta Lui per noi. E la nostra fede si acqueta e può prendere veramente nuova speranza, perché non è più fondata sui nostri sforzi umani, ma è fondata e basata sull'opera del Signore. Ed è incoraggiante vedere come il Signore apprezza la sincerità di quelli che comunque lo cercano con tutto il cuore, anche se tante volte lo cercano nel luogo sbagliato e anche nel modo sbagliato. Il Signore non li rimanda indietro, ma corregge questa fiducia, illumina questa spinta, questo bisogno di onorare Dio, questo bisogno di andare davanti a Lui, di offrirgli qualcosa, di essere in un collegamento con il Signore. Vedete, la cosa, come possiamo dire, più importante, forse il problema, non è che tu lo cerchi in un modo sbagliato, in un luogo sbagliato, perché poi il Signore ti indirizza sulla giusta via. Quanti di noi? Io ho passato un tempo in cui non sapevo neanche che esistesse la Bibbia, mi inginocchiavo davanti a qualche statua e a modo mio cercavo il Signore nel bisogno, ma Dio mi ha mandato qualcuno che mi ha parlato di Gesù. Il Signore vede il sentimento. Il problema non è che tu lo cerchi nel modo, nel luogo sbagliato. Il problema è che quando ti trovi poi alla presenza di Dio, dinanzi alla Sua parola, dinanzi a colui che bussa al tuo cuore, non ti lasci trovare. Rimandi, o vuoi mandare qualcun altro ad aprire, non è per me, non è il momento, non sono pronto, non sono pronta. E in questo momento sta accadendo proprio questo nella tua vita, tu non ti stai lasciando trovare. Nonostante il Signore stia correggendo la tua fede, illuminando la tua speranza e ti vuole fare alzare gli occhi al cielo per farti vedere che l'opera che Lui ha compiuto per te è grande, veramente grande. Gesù è risorto. Non so se vi è capitato a volte di cercare qualche negozio, qualche attività o qualcosa e avete trovato un cartello con scritto: l'attività si è trasferita, non è più qui, però grazie a Dio c'era l'indirizzo, non era fallita, non era cessata, anzi si era ingrandita questa attività e proprio per questo aveva dovuto cambiare il suo luogo. E così noi, quando abbiamo cercato il Signore nella maniera sbagliata, Lui ci ha detto: non mi cercare così, non sono lì, non mi sono limitato a quello, l'opera mia non è fallita con la croce, guarda, l'opera mia è gloriosa e grande. E il Signore ci ha condotto veramente a cercarlo con tutto il nostro cuore. E non soltanto ci apre la porta per entrare nella Sua grazia, ma ci apre anche la porta, come abbiamo letto, per uscire
dai nostri patemi d'animo, dalle nostre paure, dalle nostre difficoltà interiori. Vedete, abbiamo terminato la lettura di questo passo con la paura, con queste donne che ancora sembrano, per così dire, in preda alla paura. Ma in realtà questo non accade perché pensano che il loro sacrificio mancato, l'offerta che non hanno potuto portare al Signore così non sia stata gradita. E Dio ha voluto scavare nel loro cuore e dare la consolazione che il sacrificio di Cristo è stato gradito, per questo Dio lo ha resuscitato e adesso loro sono in pace con Dio. Eppure vedete, c'è ancora della paura, c'è ancora qualche timore nel loro cuore, perché quando pensiamo ancora abbiamo qualche dubbio, qualche sentimento di non essere a posto davanti a Dio, la nostra anima non ha la certezza della vita eterna, che quello che abbiamo fatto magari con tutto il cuore non sia servito a niente, ecco che dentro si scatenano dei sentimenti che a volte non riusciamo a controllare. Era noto a quei tempi, in Israele avevano importato ormai i pagani, poi i romani, diversi culti, e in quelle zone, proprio vicino alla sorgente del Giordano, c'era il culto, si chiamava il dio Pan, no? Come un dio che totalizza, che prende ogni cosa. Aveva questa caratteristica che se non gradiva il sacrificio, se non gli era portata un'offerta di un certo tipo, di un certo valore, lui scatenava la sua persecuzione. Lui terrorizzava le persone. E allora questo era molto sentito anche in Israele. Poi questa cosa ha fatto scuola, per così dire, nel rappresentare a volte dei timori che non riusciamo ad afferrare. No, da Pan viene la parola panico, che noi sappiamo che a volte produce, insomma, degli scompensi non da poco, proprio perché inizialmente aveva una connotazione religiosa. E voleva indicare anche il fatto che malgrado la persona si fosse rivolta a Dio, avesse presentato un'offerta, avesse cercato di gestire i problemi della propria vita, in realtà l'anima non era al sicuro, l'anima non era certa, restava nella diffidenza, restava nel tremore, perché non si sentiva a posto davanti a Dio, come se da un momento all'altro il Signore dovesse giudicare, il Signore dovesse colpire, il Signore dovesse fulminare. In realtà queste donne vengono liberate da questa paura, vedete, tutto deve lasciare il posto alla fine, in realtà, allo stupore, alla meraviglia per quello che è accaduto, per quello che gli è stato detto. Certamente c'è stato un po' di sgomento, l'apparizione angelica, la pietra rotolata, insomma, anche tu e io saremmo rimasti un po' sconvolti e un po' turbati sul momento. Ma in realtà alla fine, vedete, questo tremore, questa ansietà deve lasciare il posto alla certezza che quello che Dio ha detto, Dio lo ha mantenuto, il Signore è risorto. Ed Egli è in grado, come ha fatto con queste donne, anche stasera, di liberare da queste paure profonde, che hanno a che fare con Dio, che hanno a che fare con l'anima, che hanno a che fare con la nostra sorte eterna, che hanno a che fare con il dubbio che noi non siamo graditi davanti al Signore, che Lui invece di benedire la nostra vita sia ancora pronto in qualche maniera a colpirci. Tante persone ancora soffrono di questo per tanti motivi. I medici dicono a volte la situazione ha a che fare con dei problemi reali, a volte con delle cose immaginarie. Mentre sei lì, magari sei buono, sei fresco, non stai pensando nulla di male. I cosiddetti attacchi di panico, cioè al momento, all'improvviso, quando meno te l'aspetti, sopraggiungono nella tua vita, sovrastano la tua mente, il cuore inizia a battere forte, sembra non esserci spiegazioni, non esserci soluzioni. Tanti buoni medici possono intervenire, ma stasera vogliamo e possiamo dire che quando hai messo l'anima al sicuro in Cristo, Egli è in grado di liberarti da ogni paura.
anche da quegli attacchi di panico, che forse ultimamente ti stanno veramente sconvolgendo. Per alcune cose dici sì, è accaduto questo, ho questa preoccupazione, ho questo timore, ho questo impegno, devo affrontare questa cosa. Cerco di mascherare, ma poi il cuore va a mille. Per altre cose invece dici ma come mai, perché? Come se sei attaccato, attaccata all'improvviso e non riesci quasi a reagire. Stasera vogliamo dire, Signore, opera, libera anche da questo. Chi vuole confidare in te? E c'è quella preoccupazione umana. Chi ci rotolerà quella pietra? Chi ci aprirà quella porta? Chi ci darà la possibilità di uscire da questa situazione? Noi non abbiamo la soluzione, ma Dio ce l'ha. E ce l'ha in Cristo, ce l'ha nella potenza della sua resurrezione. Allora per i tuoi attacchi di qualunque tipo, stasera c'è colui che ti difende, il tuo Redentore, che può intervenire, può liberare, può confortare da quello per cui noi non abbiamo abbastanza parole, ma lui ce l'ha e gliene basta una, quando ci dice semplicemente: non temere, perché io sono risorto. Alza gli occhi. La fede non minimizza i problemi, ma la fede, confidando in Dio, realizza che l'opera del Signore è grande ed è magnifica. Dopo, quando alzarono gli occhi, videro che quella pietra era molto grande. Non avevano fatto il culto ai problemi, avevano offerto la loro devozione al Signore e quella speranza che rischiava di spegnersi si stava riaccendendo mentre andavano lì. Non vi immaginate delle donne pavide, paurose. Sono andate lì da sole. Sì, è la tomba di Giuseppe di Arimatea, era diventato un discepolo di Cristo, ma ormai ci sono le guardie imperiali che la stanno sorvegliando. Perché girano delle voci calunniose sui discepoli, su Cristo stesso. Eppure non si stanno preoccupando come faremo di fronte a questa guardia. Non si stanno così smarrendo di fronte a tutto questo. Stanno semplicemente dicendo: chi ci rotolerà la pietra? Servirebbero tanti uomini, tanti portatori di peso. Forse li potremmo andare a chiamare nella cava dove stanno lavorando, ma probabilmente non abbiamo abbastanza soldi per pagare tutti. È veramente una grande pietra. Ma il Signore era già intervenuto. Quando noi a volte siamo lì e ci smarriamo e cerchiamo gli uni con gli altri di trovare una soluzione e comprendiamo che la situazione è difficile, ci rendiamo conto che il Signore sta già operando per la nostra vita, per fortificarci. Sono andate lì, al sepolcro, animate dai migliori sentimenti, per ungere il Signore, ma non riescono a farlo, non possono farlo. Eppure sono partite presto. Vedete quante volte Marco vuole sottolineare all'alba, al primo chiarore del mattino, senza perdere tempo, ma quando arrivano si accorgono che in realtà è troppo tardi. C'era stata un'altra donna, un'altra Maria, che l'aveva fatto mentre Gesù era in vita, a Betania, ricordate? Nardo puro, schietto, valeva tanto, in un vaso di alabastro, pure quello valeva, l'ha rotto, gliel'ha versato sul capo, tanto che i discepoli hanno avuto anche da dire, ma Gesù dice: lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Voi pensate solo ai poveri, voi pensate che il cristianesimo siano solo opere sociali, ma guardate che se non c'è una base spirituale, la Croce Rossa e Greenpeace fanno meglio di noi. L'ha fatto per me, dice il Signore. Sappiate apprezzare un atto spirituale in vista della mia sepoltura, perché sta comprendendo che è necessario che il Messia non venga innanzitutto a liberare dalla dominazione romana o a darci del territorio in più secondo le promesse di Dio. Il Messia è venuto a espiare per i nostri peccati. Se non c'è questo, il cristianesimo si perde e si riduce a un buon operato morale
sociale, ha qualche considerazione filosofica, ma non ha nulla a che fare col Dio vivente e con la vita eterna. Questa donna l'aveva fatto mentre Gesù era in vita, per queste altre adesso è troppo tardi. Questo ci dice tra l'altro che certe cose ci conviene farle mentre le persone sono in vita. Non aspettare di andargli a portare i fiori al cimitero. Se devi fare, se devi dire qualche cosa, fallo mentre le persone sono vive. È importante perché vanno lì per ungere il Signore e non possono farlo. Ma cosa significa? Devono prendere atto che non possono più servire Dio con le loro risorse umane, con le loro facoltà naturali, con quello che riescono ad acquistare? No! Devono prendere atto che adesso giunge il momento in cui bisogna servire il Signore con le risorse che Lui ci dà, con la potenza della resurrezione. Non possono ungere più Gesù, ma Gesù è colui che unge loro e unge la nostra vita, ha mandato lo Spirito Santo. È risorto e vuole ungere la tua vita. Sei tu che hai bisogno stasera di questa fresca unzione per poter veramente raccontare dell'opera di Dio. Avrà fatto tante cose belle nella nostra vita, ma c'è un momento nel quale deve necessariamente riempirci di quell'unzione, riempirci del suo Spirito. Gloria a Dio per una Maria Maddalena, era stata liberata da 7 demoni. È stata svuotata da tanto male. Ma attenzione, poi bisogna che noi siamo riempiti dello Spirito del Signore. Come dice il Signore, quella casa è stata spazzata, e se è bella adorna, ma se lo Spirito esce e non la trova poi occupata, non vi dimora il Signore, come abbiamo ascoltato, ne chiama altri. Ecco perché è importante non solo aver fatto un'esperienza con il Signore, quella sera, quel giorno, mi ha toccato, mi ha aiutato, mi ha liberato, amen, Dio ti benedica. Ma ti devi preoccupare stasera di una cosa, che tu sia il tempio dello Spirito Santo. Tu non riesci a fare certe cose per il Signore, tu non puoi ungere Gesù, ma è Gesù che vuole ungere te stasera, che vuole riempirti del suo Spirito. Quegli aromi, quel profumo, non lo potrai utilizzare, ma potrai essere tu il buon profumo di Cristo, che spande la conoscenza del Signore, quell'esperienza viva, quella comunione con Dio che noi abbiamo ogni giorno, perché Cristo è risorto e fa di ognuno di noi dei messaggeri, delle persone che possono portare il profumo di Cristo, nonostante tutti i nostri difetti, perché è lo Spirito che dimora in noi. E noi, dice l'Apostolo Paolo, siamo come un odore di vita a quelli che sono sul cammino verso la vita eterna, a quelli che stanno cercando il Signore, magari non sanno la via, non sanno in che modo, ma possiamo dire, guarda, il Signore non è qui, è risorto, non è più sulla croce, il Signore è alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Un odore di vita, pur con tutti i nostri difetti, le nostre mancanze, come un odore di morte a quelli che sono sulla via della perdizione, che non vogliono cercare Dio con tutto il cuore, non vogliono essere la dimora dello Spirito Santo, non vogliono veramente ravvedersi, non vogliono iniziare una nuova vita col Signore. È chiaro che tu, con la tua vita consacrata, con i tuoi progetti di santità, sarai un odore di morte. Parlerai soltanto per loro di obblighi, non profumerai, ma odorerai soltanto di divieti, di cose che non si possono fare, di una vita in cui non ci si può divertire, un odore di morte per quelli che sono sulla via della perdizione. Quando la mia anima grida al Signore, quando la tua anima ha bisogno di Dio, se il sentimento c'è, noi non ci preoccupiamo di quello che possiamo o non possiamo fare, di quello che è lecito, fin dove possiamo arrivare. Noi ci preoccupiamo di essere fra le braccia del Signore. Alcuni purtroppo non hanno capito l'ABC, l'essenza della fede
cristiana. Ecco perché sono ancora lì, in strade sbagliate, in preoccupazioni sbagliate, in paure da cui non riescono a saltare fuori, e sono ancora lì che vogliono portare quell'offerta a Dio, quella funzione religiosa. Hanno una fede che rischia di essere imbalsamata. Vorrebbero un Gesù imbalsamato, in una fede imbalsamata, un Signore che al massimo li debba seguire nei loro progetti. No, dice il Signore, andate a dire che io li precedo in Galilea. Gesù ci precede, Gesù ci guida, Gesù va davanti a noi, non solo per proteggerci, ma anche per indicarci la strada. Vanno a portare la testimonianza e vanno ad annunciare nel comando del Signore che Lui è risorto e che li aspetta in Galilea. Vedete queste donne che saranno un incoraggiamento per i discepoli, anche se inizialmente i discepoli sono smarriti e sembrano non voler accettare un messaggio del genere, ma queste donne, vedete, benedette dal Signore, mandate dal Signore, guidate dal Signore, devono portare un messaggio glorioso, lo vogliamo portare anche noi. Ci sono alcuni che forse non andranno mai dietro un pulpito. E la vita cristiana non è tutto questo. A volte chi ci va non ci vorrebbe andare. Sono alcuni che non avranno questo, quel dono, questo, quel ministerio, però avranno una parola da parte di Dio per incoraggiare chi deve predicare la parola del Signore. Diversi, anche qui a Matera, in questa comunità, ci sono delle Marie anche qui. Ci sono delle Marie anche qui che incoraggiano il ministerio e non lo opprimono. Persone che dovrebbero parlare di più, dovrebbero pregare di più, potrebbero testimoniare di più. Ultimamente sono stati dei momenti in cui ho chiamato alcuni, alcune di voi a pregare, e poi ho detto, ma guarda un po', scenderei e non so se la vorrei abbracciare o strozzare. Cioè, ha fatto una preghiera così edificante, così bella, così saggia. Ha pregato pure per me, che di questi tempi non è scontato. Mi ha edificato, mi ha incoraggiato, ma perché quella sorella non deve pregare spontaneamente nei culti? Ma guarda che bella testimonianza che ha fatto. Ma perché solo su richiesta? Non lo possiamo fare spontaneamente? Andate a dire loro che io sono risorto. Non vi spaventate e sappiate che i discepoli sono più spaventati di voi. Sappiate che i discepoli, i futuri apostoli adesso, sono più smarriti di voi, sono fatti di carne, ma voi potete andare a portare questo messaggio. È importante che noi ci prepariamo a quest'opera, perché il Signore in determinati momenti viene nella nostra vita. Ci potrà essere in te, nel tuo cuore, nella tua casa, un terremoto angelico. So se ti piace la descrizione, la definizione. Un terremoto angelico, dove il Signore veramente cambia le cose, dove il Signore rotola quella pietra per cui tu ti stai scervellando, forse insieme ad altri, ma come faremo? Chi ci aiuterà? Ma come sarà possibile? Con Dio tutto è possibile. E quella pietra sarà rotolata dal Signore. E quella pietra diventerà la prima ruota di quel carro celeste che ti condurrà in un nuovo slancio spirituale, dove ciò che sembrava un peso opprimente in realtà sarà una nuova opportunità per servire e glorificare Dio, che cambia sempre le cose, anche quando tutto sembra finito, come sembrava con la resurrezione di Cristo. Invece le cose cambiano. Gesù muore e la cortina del Tempio viene squarciata da cima a fondo.
Gesù risorge e la pietra viene rotolata. Gesù ascende al cielo e quella porta viene aperta. Giovanni lo deve dire: vidi una porta aperta nel cielo, dove il Signore ci chiama, dove il Signore ci aspetta, ci precede, e noi lo vedremo faccia a faccia come Egli è. Perché saremo simili a Lui. La nostra forza, fratelli e sorelle, è la certezza che sappiamo da dove veniamo e dove stiamo andando. Noi sappiamo di essere il frutto del sacrificio di Cristo Gesù. Lo sappiamo bene. E sappiamo che la nostra meta è celeste. Questo significa che tutto quello che avverrà nelle vie di questa vita, in questa terra, non ci può fare perdere di vista dove siamo partiti e dove stiamo andando. Quindi qualunque porta chiusa, qualunque strada sbarrata, se il Signore ha scelto che noi dobbiamo percorrerla nel suo piano celeste, qualunque porta si aprirà, qualunque strada si spianerà. Stasera il Signore venga nella tua vita e ti liberi da quei pensieri sbagliati, distorti, da quella speranza che si sta spegnendo, e ti faccia realizzare che Gesù non è lì dove lo stai cercando, ma Gesù ti aspetta nel messaggio dell'Evangelo che opererà nella tua vita, che farà di te un testimone, una testimone di Cristo risorto. Amen. Alziamoci in piedi, cerchiamo la faccia del Signore.